Anna, che non si sa per quale motivo si vuole sentire quel rap là. Sì, però io ne faccio più una ragione culturale. Io ho notato una cosa, perché io ho vissuto sia il rap underground che i club, allo stesso modo, perché io ero uno che a cui faceva, cioè piaceva andare a ballare la sera. Quando scoppiò in Da Club di 50 Cent, c'erano dei locali a Napoli che facevano anche 2000 persone il venerdì sera. Scoppiò proprio una moda incredibile a Napoli di queste serate hip-hop. Però, che cosa succede? Che poiché se tu ci fai caso, io sono uno di quelli che sostiene che il motivo per cui l'hip-hop in Italia si è scoppiato tardi era perché gli italiani non riuscivano a vedersi nei vestiti proprio degli afroamericani, no? Che erano larghi, ancora nel 2002. E quindi cosa succedeva? Tutti i miei amici avevano proprio il vestito del venerdì sera, che era la canottiera da basket, il pantalone largo, e poi il sabato si rivestivano di Square, Richmond, tutte quelle cose là, no? Stretti, perché si doveva andare a ballare alla La festa black, si hip-hop diceva, della Black, la black. ma che era tipo una festa di carnevale, ok? E che questa cultura qua non è mai entrata veramente, quindi perché i ragazzi seguono le mode, però non si sentivano rispecchiati. Sì, è vero. Quando è arrivato Eminem, Questa cosa questa cosa è un è po' svanita perché è giustificata. Sì, bianco. sì. E quindi tu non è intoccabile, perché io mi rispecchio in Eminem, io Eminem, i problemi di questo bianco, problemi di droga, della famiglia. Non sono i motivi per cui io mi sono innamorato di questa cultura hip hop, capisci? E lui è un caso a parte, lui non rappresenta, lui è un grandissimo rapper, però non rappresenta, secondo me, Il in motivo per cui ti sei pieno innamorato di questo la genere, cultura hip giusto? hop. È E vero. purtroppo i ragazzi, poiché si rispecchiano perché lo vedono più vicino a se stessi, perché gli italiani quando vanno all'estero non vanno a mangiare nel ristorante giamaicano, vanno a mangiare nel ristorante italiano perché devono mangiare la pasta, vuol dire che noi abbiamo proprio un problema a relazionarci con le altre culture e quindi si sceglie Eminem. Freestyle di Luca, Eminem, ne bravo, parlavamo giusto. giusto stamattina venendo qua. Parliamo del freestyle di Eminem e Bette Words contro Donald Trump. Sì, io di base l'ho ascoltato ed essendo super fan, ero felice di vederlo rappare, anche Cioè, se c'ha sta barba tu, un po' è un po' ambigua. Eminem che ti ha portato al rap, no? Sì, le prime cose sì, le prime cose assolutamente. Cioè, prima Eminem, poi appunto ribadisco il Fibra di Mister Cioè. Simpatia, che un po' mi ha sbloccato su quella cosa di dire, ah, ma si può dire anche questa cosa così forte in italiano, non lo possono fare solo oltreoceano. Certo. Sì, però se non sei incazzato magari col mondo ferro è positivo, rimani lì. Se invece sei un po' più polemico, sei Eminem. Il mio è un vendere non vendere. È un essere personaggio antipersonaggio. Quindi non trovo neanche normale il paragone con Eminem, che invece è una persona messa lì davanti alle telecamere di Hollywood è diventata una star internazionale. Io sono un Dico, non è un caso che lui a Sanremo c'è e andato io e no. tu non solo non ci sei andato, ma hai fatto una certa dichiarazione su Sanremo. Ma, quindi, insomma, io. Eminem è molto più commerciale di Ma me. certo, assolutamente. Forse mi copia anche. C'è Poi. una mia copertina dove io dentro mi sparavo. E me l'hanno censurata, sono uscito con un'etichetta indipendente. 6 mesi dopo Eminem nel disco suo si sparava. Guarda, io ci posso benissimo Ci credere. devi credere. Ci Visto che tu sei il diss king, qua ti chiedono, cosa ne pensi del dissing tra Machine Gun Kelly ed Eminem? Una figata, io me li ascolto tutti e due, erano nella mia top 5, se noti. Quindi io dico anche voi che vi accanite su uno o sull'altro, ma fatevi i cazzi vostri e guardatevi lo show. Esatto. Come il pugilato. Cioè, non è che ti metti a picchiare il pugile che ha picchiato il pugile che ti piaceva, cioè, zio, ma Ok. sei fuori. Cioè, ma che discorsi sono? Ma rilassatevi, a me piace sia Machine Gun Kelly e sia mi piace Eminem. È stata una figata che si sono dissati. Meno male. Bellissimo, veramente la scena ha bisogno di questo. Io sono qua apposta. Per questo motivo, la scena ha bisogno di tornare un po' come prima. Non tutti amici, non solo mafia, non leccate di culo, non pagine Instagram, non post, un po' di hip-hop, vero rap. Faremo, faremo, faremo. Guai ci sono. Allora. C'era un'altra domanda che mi piaceva sul disco di Eminem, hai avuto modo di L'ho ascoltarlo? ascoltato una volta, io devo dirti la verità, credo che Eminem sia forse il rapper più forte di tutti i tempi a livello di rap, cioè,
penso sia intoccabile, credo che non abbia pari, quindi premetto questa roba qua. Detto questo, faccio molta fatica a ascoltarlo, soprattutto negli ultimi album, nel senso che secondo me le produzioni musicali del disco sono orribili, veramente orribili, cioè proprio brutto come, come suono, come produzione, un mondo che non mi interessa, questo pop riciclato, queste canzoni mezze pop coi cantati, non è la mia roba. C'ha tre, quattro, due o tre pezzi tosti di sleghi verbali, c'è uno con Fresher, mi sembra, c'è un altro pezzo, quello su come uccidere una tipa, adesso non mi ricordo, Framed credo che si chiami il pezzo, cioè sono, c'ha due o tre pezzi che dove capisci la sua importanza lirica, però è un disco che ho ascoltato una volta, non credo che riascolterò. Sì. Ma penso Eminem. Penso Jimmy Tights Eminem sarebbe. Sì, penso di sì. Comunque ritengo che sia per quello che è stata. Per quello che è. È, diciamo, non so come dire, si può dire, sì, è Dio, cioè è il motivo vero per del fare sempre meglio, è il fatto che comunque lui adesso c'ha 44 anni, ha fatto uscire una strofa sul disco di Big Sean 3 settimane fa di 40 barre dove fa 851 rime, e quindi niente. Quando esce una roba di Eminem, l'ho scritto poi su Facebook, nel mio profilo personale, ho scritto quando l'ho sentita la prima volta, ho scritto comunque, è l'unico che ogni volta che esce una roba, io, cioè, devo tenerla in loop e devo andare lì, mi devo andare a rireppare il testo se non sono contento, quindi diciamo che è sicuramente l'alieno della situazione, cioè quel pischello bianco, i capelli biondi di tanti anni fa, è ancora qui, è ancora presente, è ancora fa quello che non farà mai nessuno e che non ha ancora mai fatto nessuno, perché lui adesso fa soltanto delle collaborazioni sporadiche, sì. E quando fa uscire una roba, è una roba palesemente fatta per prendere per il culo, perché lui ti prende per il culo, perché tu sei Big Sean, e stai facendo il disco, c'hai l'attenzione di tutto il mondo, Good Music, Kanye West, c'hai tutti sul disco. Fai il pezzo con Eminem comunque, la canzone dura 4 minuti, Eminem rappa 2 minuti e mezzo, capito? Questo significa che lui ti fa la strofa soltanto perché ti deve umiliare, uno. Due, deve far vedere a tutti che se vuole, ancora non c'è competizione.